Buongiorno a tutti, ben arrivati anche gli ultimi. Ho visto che ormai penso ci siamo tutti, la sala è piena. La premessa delle premesse è che non è facile parlare di violenza delle donne ad un pubblico per il 90% fatto di uomini, per cui spero di non dire banalità e spero che mi capiate. Però come diceva Gianni, l'estate che si è appena conclusa appunto è stata decisamente calda sotto l'aspetto climatico, però veramente calda anche dal punto di vista della crisi delle politiche migratorie, appunto da una parte, per cui quelle europee e quelle italiane in primis, e però sarà appunto ricordata anche per la pesantissima, e lo citava prima Gianni, ondata di violenza contro le donne, una violenza che così abbiamo sentito fisica, l'abbiamo sentita verbale, mediatica in tutte le televisioni, politica, sui social network, fascista, una violenza veramente che riveste, ricopre tutto il nostro essere, tutto il nostro essere presenti in questo mondo, la violenza dei leader di partito, la violenza dei giornalisti e i due casi più così eclatanti e forti sono stati quelli dei quattro ragazzi marocchini a Rimini che hanno stuprato una donna e che subito sono stati messi alla gogna ancora prima di essere stati incolpati definitivamente. E il caso di Firenze dove appunto due carabinieri hanno violentato e stuprato insomma due giovani studentesse americane. Che differenza c'è tra questi due stupri? Nessuna, diremo noi tutti, no? Non c'è nessuna differenza su questo tipo di violenza, però quello che c'è stato invece così spiattellato dalle televisioni e dai mass media è che gli immigrati negri sono stati subito messi alla gogna e invece è partita, come dire, la corsa ad essere prudenti sulla condanna ai due carabinieri. Ecco, questo per dire cosa? Per dire che in un contesto come il nostro, questo assembleare dove siamo tutti assieme, dove ci conosciamo, dove facciamo le lotte assieme, per me è fondamentale dire che uno stupro è uno stupro, sempre, senza distinzione di nazionalità, di provenienza, di censo, da chi lo compie. E la violenza sessuale è uno schifo, sempre che sia, è grave ugualmente, no? Che sia stata fatta nei confronti di ragazze che girano da sole di notte, nei confronti delle mogli, nel caso delle numerosissime appunto violenze domestiche, o nei confronti delle sex worker, quelle che incontriamo di notte nelle strade. L'anno scorso abbiamo partecipato come organizzazione sindacale alla campagna mondiale, no? Che si chiama contro il femminicidio, che si chiama Una di meno. Io credo che dal mio punto di vista, insomma, ne valsa veramente la pena. Questo è un investimento che noi, insomma, che ci deve riguardare tutti, tutti e tutte. E è una forma che ci è servita, no? Questa di costruire questa campagna per creare una rete vera in tutta Italia, in tutto il mondo. E ci deve vedere coinvolti tutti, uomini e donne di questa nostra bella e grande organizzazione, giorno dopo giorno, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle strade, nelle nostre città, ovunque. Questo così come premessa. Poi, ovviamente, come diceva prima Gianni, non c'è solo la violenza fisica, no? Che colpisce quotidianamente le donne, c'è una specie di discriminazione che viviamo dentro e la vediamo, no? Anche noi che siamo allo sportello del sindacato, dentro e fuori il mercato del lavoro. È difficile per una donna mettere insieme i tempi della vita, no? La famiglia, aiutare i figli, aiutare gli anziani in famiglia e i tempi che ci vengono dettati e imposti dal lavoro. Non ci vengono offerti servizi adeguati, no? Per cui le strutture, gli asili nidi o le case di riposo per poter permettere alle donne di poter avere una vita lavorativa senza ansie, senza corse, no? E senza sfruttamento. E questo lo vediamo perché abbiamo uno dei tassi di occupazione femminile tra i più bassi d'Europa, solo di noi il peggio è la Grecia. Abbiamo un 48,5% di tasso di occupazione femminile,
contro un 61,2% degli altri paesi dell'Unione Europea, per cui siamo notevolmente a ribasso. E questa cosa comporta questa disoccupazione femminile? Comporta che ovviamente o intermittente, sto a casa, poi riprendo, insomma, determina che il fatto che probabilmente nei prossimi anni, nei prossimi decenni, la povertà femminile in vecchiaia aumenterà notevolmente, no? Perché già si fa fatica ad andare in pensione, se lavoro poco e intermittenza probabilmente io donna non ci arriverò mai alla pensione. Questo è il paese in cui ogni due giorni una donna viene uccisa, in cui appunto la povertà è principalmente calata sulle donne, che questo tasso di disoccupazione appunto è altissimo, e dove soprattutto anche dove si lavora c'è una differenza salariale, no? Tra il mio salario di donna e quello di uomo. E questo elemento di essere, di non avere l'indipendenza economica e di dover appunto continuare ad arrabattarci, pesa notevolmente, perché ovviamente non permette a molte donne di uscire da relazioni violente, di crearsi una vita propria, di abbandonare l'uomo che la picchia, di avere... essere dipendenti e essere sfruttati in questo modo non ci permette l'autodeterminazione. E per questo, insomma, il nostro pensiero collettivo come organizzazioni sindacali è quello che ci deve vedere tutti uniti per la disparità, contro la disparità salariale, e per garantire a tutti, donne e migranti, in questo caso l'anello più debole, no, di questa migranti intesi come profughi o come nuovi arrivati, l'anello più debole di questa gerarchia che si viene a creare, e su questo possiamo fare rete tutti assieme. Dobbiamo appunto rifiutare questa idea della precarietà, di questi salari da fame. Solo così appunto il lavoro inteso come reddito può essere utile all'autonomia, alla liberazione, all'autodeterminazione delle donne. E questo è l'elemento fondamentale, cioè eliminare appunto, come diceva prima Gianni, la disparità all'interno dei posti di lavoro tra uomini e donne, tra migranti e autoctoni. Questa battaglia, no, sulla questione femminile e sulla questione dei migranti, dei nuovi arrivi, è una battaglia che ci deve vedere coinvolti, perché possiamo in qualche maniera eliminare questa gerarchia che si è formata, perché solo lottando per i diritti uguali per tutti, no, riusciamo anche a scardinare il razzismo e le forme, insomma, di sopruso nei confronti delle donne. È una battaglia appunto contro l'eliminazione, come stavo dicendo, dello sfruttamento, e che ci deve vedere assolutamente coinvolti. L'altro punto dolente, di chiudere questo mio intervento sulle donne, è quello, è quello che riguarda appunto i migranti. L'altro anello debole che stavo dicendo della catena. E perché si parla di migranti e di profughi tantissimo in questo periodo? Perché siamo stati, e soprattutto quest'estate, l'abbiamo seguito molto, tutta la questione dell'attacco alle ONG, no? All'arrivo dei profughi, l'abbiamo visto con l'idea del decreto Minniti, no? Questo razzista che sta cercando di in qualche maniera, in tutte le maniere, di bloccare l'arrivo dei migranti. Un arrivo che non verrà ovviamente bloccato dagli accordi con la Libia, oppure bloccato dal fatto che queste ONG non possono più salvare le persone in mare, perché la voglia di un essere umano che scappi perché c'è la guerra, o che scappi perché cerca una vita migliore, non verrà di sicuro bloccata dalle barriere, dai muri o dal mancato salvamento in mare. E per questo, insomma, l'estate calda ci ha insegnato che comunque in qualche maniera bisogna reagire. Come hanno reagito
i migranti allo sgombero che c'è stato più lento a Roma, no? Migranti che sono arrivati qui, per la maggior parte eritrei, e che non avevano abitazione, molti di loro avevano già ottenuto un permesso di soggiorno come richiedenti asilo, come profughi, come riconosciuti, insomma, da questo meccanismo perverso che è quello dell'accoglienza per i richiedenti asilo. Sono stati sgomberati, ma c'è stata una reazione importante a cui noi tutti dobbiamo guardare, no? Il fatto di coniugare l'idea che quando uno arriva qui ha dei diritti uguali per tutti e l'idea che non è possibile accettare di buttare in strada delle persone e di non dare loro nessuna possibilità. E oltre a questo attacco agli arrivi, lo sappiamo che la nostra politica non ha nessuna idea di come organizzare l'accoglienza. Si parla sempre di accoglienza straordinaria di questi profughi che arrivano, vengono identificati, vengono portati nei CAS, nei centri di prima accoglienza straordinaria, e lì vengono abbandonati per circa un anno e mezzo, due, finché non fanno una commissione che decide, purtroppo per l'80%, che queste persone non hanno diritto ad avere un asilo politico, una protezione sussidiaria. E questo è il sistema emergenziale di questa politica, sta creando e alimentando il grande business, no? Tutti vogliono fare accoglienza perché tutti pensano di prendere questi 35 euro al giorno e di marciare e di diventare ricchi sulla pelle dei nostri fratelli che arrivano. È questo che dobbiamo in qualche maniera combattere anche noi, creando una rete di sostegno a chi arriva, come avviene in moltissime nostre città attraverso le scuole di italiano. A Treviso abbiamo una scuola di italiano, a Mestre, a Padova, ovunque, autogestite, che diano in qualche maniera accoglienza e informazioni a questi migranti. Creare una rete per creare socialità, no? Perché come siete arrivati voi 10-15 anni fa, anche loro hanno bisogno di una socialità, di avere degli amici, di avere uno sport, no? Allora le palestre popolari, le squadre di calcio che abbiamo anche a Treviso insieme, profughi, richiedenti asilo e lavoratori, perché anche queste sono occasioni per essere attivi e per sostenere una politica diversa da quella che ci viene calata dall'alto. E poi altro, no? Ci sono le attività dei volontari, ci sono altre forme di accoglienza come quella dello SPRAR o come quella diffusa di cui noi tanto parliamo. Insomma, com'è possibile non pensare, cioè non avere un'idea di accoglienza diversa dalla quella straordinaria? Lo diceva Gianni, ormai questo flusso migratorio non è che si fermerà, non siamo in emergenza, questa è la nostra quotidianità e noi dobbiamo sostenere come organizzazione, insomma, chi arriva, chi in qualche maniera crea una rete di supporto, come facciamo in tantissime città, e anzi combattere, insomma, tutte le forme di sfruttamento di questo genere. Mi riferisco ad esempio ai braccianti di Rosarno, no? Lo sapete tutti, arrivano, magari riescono ad ottenere un permesso di soggiorno e poi entrano in un mondo sotterraneo che è quello dei ghetti, appunto il più famoso forse è quello di Rosarno, dove si lavora per pochi euro al giorno e si è sfruttati letteralmente e poi abbandonati in delle baraccopoli. Ma questo sfruttamento non è solo quello dei braccianti, è quello delle tante donne che fanno il lavoro domestico senza prive di contratto, e è lo sfruttamento, insomma, anche all'interno delle grandi strutture, che avviene tra gerarchie di gruppi, no? I gruppi dei nigeriani per etnie. E noi appunto, quando dico che dobbiamo sconfiggere questo tipo di classificazione in cui c'è sempre uno sfigato più sfigato di noi a cui dare la colpa, ed è questo che noi dobbiamo sconfiggere. Non esiste uno più sfigato di noi, noi dobbiamo essere tutti uguali e solo in questa maniera riusciamo nel rivendicare i diritti per noi che siamo qui, per chi arriva,
Per chi è già qui e non ne ha, solo in questa maniera di una richiesta di diritti uguali per tutti possiamo uscire da quest'idea di guerra tra poveri che io non che credo nessuno di noi possa in qualche maniera tollerare. Chiudo con l'aspetto che citava prima Gianni, che è quello, no, della concessione della cittadinanza italiana, di cui si parla ormai da veramente troppo tempo. E questo disegno di legge, che ormai è rimasto qualche briciola dell'inizio di questo disegno di legge, che è quello che appunto dovrebbe facilitare l'accesso alla cittadinanza italiana ai bambini nati qui. In Italia sono 1.200.000 i ragazzi e le ragazze nati qui senza cittadinanza italiana che hanno meno di 20 anni, ragazzi che probabilmente non sono neanche mai usciti dall'Italia, hanno fatto le scuole qui, stanno facendo l'università qui, non hanno neanche mai visto il loro vero paese d'origine, sono, magari ci sono stati una volta, conoscono una lingua perché gli è stata tramandata, ma non tanto perché sentono quel paese il loro paese. E questo credo che sia veramente un aspetto vergognoso, no? Io che poi sono allo sportello e tutti i giorni faccio le domande di cittadinanza, le compiliamo, spendiamo 200 euro, ne spendete altri 200 e poi i documenti, tutta questa burocrazia che alimenta le casse dello Stato e ci fa attendere almeno due anni e mezzo per avere forse un diritto riconosciuto. Ecco, io spero che queste nuove generazioni, i figli, i vostri figli, mia figlia che crede che ormai insomma vivono assieme, non c'è differenza, sono nelle stesse scuole, ascoltano la stessa musica e ballano il dub assieme, no? E allora questa differenza di cittadinanza non esiste ormai nella nostra società, non esiste, è solo la politica e quest'idea di separazione appunto che non la vuole riconoscere. E noi dobbiamo in qualche maniera sostenere il fatto che questa realtà esiste già e dirlo a tutti che i nostri figli sono uguali e che hanno gli stessi diritti civili e sociali. Grazie.